Bentornati amici chimicazzi nel mio laboratorio da polimeraio, dove oggi con un bel po' di chimicazza ci cimenteremo in una delle reazioni che ci tiene ancora a galla come civiltà e che ci fa risparmiare ogni anno un bel po' di preziosissimi idrocarburi, ovvero il riciclo del PET. Il polietilen tereftalato, la plastica delle bottiglie. E oggi la ricicleremo grazie a un processo chiamato glicolisi. Glicolisi o glicolisi, non me ne frega una s***a, ditelo come c***o vi pare, è uguale. Una reazione importantissima a livello industriale perché ci consente di riottenere monomeri puri da questa plastica. Per capirci, i monomeri sono i pezzettini di cui è composto il polimero. Come se i monomeri fossero i singoli pezzi di Lego e il polimero fosse la casa o la barca o quello che c***o facevate voi con il Lego, non lo so. Io ci facevo le macchinine. I polimeri termoplastici come il PET si possono riciclare per semplice riscaldamento e fusione del polimero, con il quale poi si ottiene del nuovo granulato. Ma questo granulato, man mano che viene riciclato, perde le proprietà meccaniche e chimiche e diventa di volta in volta più scadente e quindi meno costoso. Mentre il riciclo chimico, sebbene più costoso e tecnicamente difficile, consente di riottenere dei monomeri puri con cui ricostituire un polimero finale dall'alto valore aggiunto e quindi dal costo elevato e quindi si può vendere a prezzo maggiore, quindi è per questo che si fa. Capito, no? Come funziona il giochino? Siccome capita spesso, prima che qualcuno di voi pensi che con questo video abbiamo trovato la soluzione finale alla presenza di rifiuti plastici di PET, sappiate che non è nulla di rivoluzionario. Questo è un processo che già si fa in chimica industriale, è un processo noto, stranoto, notissimo, e serve appunto a riciclare il PET. Tra l'altro in Italia siamo particolarmente bravi e capaci a fare questa cosa. Pensate che una tonnellata di bottiglie di plastica sono 40.000 bottiglie e noi ne ricicliamo una caterva. Dovremmo essere i secondi trasformatori dopo la Germania in Europa. Siccome online si trovano un sacco di dati fantasiosi e anche discordanti tra di loro, vi consiglio di andare a vedere il report di Corepla, un'azienda seria che si occupa della questione italiana. Vi lascio il link in descrizione. Direi che possiamo cominciare con la nostra chimicazza. Prima di tutto, ovviamente, avremo bisogno del PET. Lo ricaveremo da questa bella bottiglia. Ora, per far avvenire la nostra reazione in tempi umani e non biblici, dobbiamo spezzettare questo bel foglio di PET in pezzetti molto più piccoli. Siccome ho passato un'eternità di tempo a tagliuzzare questo PET con le forbici, ho scoperto che ovviamente non è il sistema migliore. Quindi mi sono dotato della macchina per la pasta della nonna, praticamente l'equivalente manuale di quello che si utilizzerebbe in industria, cioè una cippatrice meccanica. Peraltro oggetto di rara bellezza, guardate il dettaglio micidiale, eh? Allora, ficchi qui, dito qua dentro no, ma la bottigliaccia sì. È la cosa più soddisfacente del mondo. Oh mio Dio, sì! Mamma mia che bello, ci posso stare tutto il giorno a fare sta cosa. Tagliolini di PET. Una volta ottenuti i tagliolini ho proceduto a stagliussarli con le forbici per fare dei quadratini. Pesati i miei tricoli di PET, li ho travasati in questo bel pallone di Pyrex da 500 ml, dove all'interno avverrà la reazione di glicolisi. Glicole propilenico. In industria si fa con l'etilenico, ma io non ce l'ho. Invece c'ho questo perché è parte del liquido dello svapo. Glicole propilenico e glicerolo. Questo qua è solo glicole propilenico. Utilizzeremo questo. Speriamo che funzioni. Dato che è una reazione di equilibrio, non ci interessa molto la quantità di glicole che aggiungeremo, l'importante è che sia in largo eccesso. E dato che avevamo circa 4-5 grammi di PET, questi 30 grammi di glicole propilenico saranno più che sufficienti. Il mio amico Lorenz, che è un polimeraio davvero bravo, non come me, del Politecnico di Milano, mi ha detto che ha letto un sacco di articoli, usano sempre dell'acetato per catalizzare questa reazione di glicolisi, o glicolisi come minchia vi pare. Quindi qui abbiamo un po' di acetato di sodio e ce ne andremo a mettere un 1% rigorosamente ad occhio. Consiglio spassionato, non lasciate mai cristallizzare l'acetato di sodio all'interno di un becher se ci tenete, perché questo è il risultato. Ho appena deciso che questo sarà il nostro 1% di acetato di sodio. Meglio abbondare. Ora dovremo mettere su un bel sistemino riscaldante. Amici chimicazzi, ho delle ottime notizie. Questo mantello riscaldante che avevamo fottuto...
insieme nel tentativo di fare del syngas in casa. Potete ritrovare il video qui sul canale, si chiama questo qua. Lo avevamo distrutto, ma a quanto pare oggi l'ho riattaccato alla presa e funziona. Scalda ancora, nonostante abbia i fili del riscaldamento letteralmente fuori, strappati, divelti dalla sua struttura, continua comunque a scaldare. E noi gli vogliamo bene per questo, perché la roba degli anni 60 è indistruttibile e quindi va bene così. E per fortuna, perché qui si piange miseria. Se non fosse per i miei amici tippers. Se vuoi lasciare un tip, ti lascio il link qua sotto. Refrigerante a bolle, serve l'acqua. A proposito, tutta questa attrezzatura l'ha spedita il magico Dario il Rosso, top tipper del mondo. Meno male i tippers, se no qua andava a zampe per aria. Oppure su OnlyFans. Ale, molto bene. Accendiamo e lasciamo a riflusso finché non si sarà sciolta tutta la plastica. Oh, finalmente dopo mezz'ora di continuo riscaldamento il nostro glicole propilenico è arrivato a ebollizione e ora è a reflusso. Vediamo di capire cosa sta succedendo dentro a sto pallone. Dunque, il PET è un poliestere fatto così e il suo punto debole è proprio il legame estereo, questo qui, che possiamo andare a spezzare utilizzando il nostro glicole propilenico. Il glicole andrà quindi ad attaccarsi all'acido tereftalico, che è questo bisonte qui in mezzo, e si trasformerà in un nuovo diolo. Diolo perché ce n'ha due di sti OHV di diolo. Industrialmente si può recuperare questo diolo puro e riutilizzarlo per fare una pletora di nuovi polimeri come altri poliesteri o ad esempio dei poliuretani. Questo è un pezzetto di PET che ho recuperato dall'ambiente di reazione. Vedete com'è bianco rispetto alla plastica che non è stata messa dentro la reazione? Questa è trasparente e lucida. Mentre questa comincia a diventare bianca e anche un po' friabile, o franabile, come direbbe qualcuno, perché sta venendo intaccata dal glicole. La reazione sta depolimerizzando il PET. Sta diventando un materiale molto più fragile. Meraviglioso, vuol dire che sta funzionando. 2 ore e mezzo sono passate e un po' di PET si è depolimerizzato. Ma qua sul fondo ce n'è ancora parecchio, per cui però sì, sta diventando qualcosa di diverso e amorfo. Vapori di chimicazza! Avrò i polmoni plastificati dopo questa. Va bene lo stesso! Questo è il PET vergine e questo è quello che è stato nella reazione. Appena lo schiaccio si sbriciola, è diventato delicatissimo. Delicatissimo. Per vedere se c'è del prodotto depolimerizzato seguirò il consiglio di Lorenz. Ne voglio prendere solo una piccola quantità. Una volta che è sfiammato tutto al flusso di Cristo, si è sciolto tutto, fai raffreddare, tipo 80 gradi, ci sbatti dentro una secchiellata d'acqua. Se tutta la merda viene via e quindi la polvere che ti cade giù poi quando raffreddi, il tuo diolo. Ecco, dopo l'aggiunta di acqua si può vedere che è precipitato questo flocculato bianco. Questo altro non è che il polietilene tereftalato depolimerizzato. Cioè il PET ha subito l'attacco del glicole propilenico, si è spezzato e ha formato un nuovo diolo composto dall'acido tereftalico esterificato con il glicole propilenico. E poi in realtà ci sono anche dei pezzetti un po' troppo lunghi di PET che non sono solubili in acqua e quindi sono coprecipitati insieme al nostro diolo. Molto bene, qua il PET è stato quasi completamente depolimerizzato, quindi smantelliamo il tutto. C'è ancora una certa quantità di PET che non è stata completamente depolimerizzata, ma abbiamo superato le 4 ore di reazione e mi sono rotto i coglioni, quindi ci faremo andare bene la parte depolimerizzata che sta qua dentro. E adesso, siccome abbiamo questa bella zuppa saporita di dioli, possiamo farci dei nuovi polimeri. Ovviamente possiamo rifarci del nuovo poliestere utilizzando un diacido, facendo combinare il diolo con il diacido e ottenendo un legame estereo che genererà un nuovo polimero. Ma questa volta, siccome abbiamo di recente ricevuto questo fantastico reattivo di fenilmetanodiisocianato da un'azienda che i migliori chimicazzi di voi sapranno qual è perché hanno visto questo video, voglio provare a utilizzare questo mix di dioli
per ottenere un poliuretano. I poliuretani, infatti, altro non sono che il polimero risultante quando si combina un poliolo, come in questo caso, il nostro acido tereftalico combinato con il nostro glicole propilenico, e un diisocianato. Il diisocianato reagisce con il poliolo a formare i poliuretani. Quando al mix viene aggiunta una piccola quantità di acqua, si ha la decomposizione di una parte del diisocianato che libera CO2 e quindi il nostro impasto cresce perché si gonfia, perché è effervescente, e così otteniamo la schiuma di poliuretano. A questo punto quindi ho combinato il nostro mix di polioli con il diisocianato. Ovviamente a questo punto nel nostro mix di polioli non c'è soltanto il diolo generato dalla glicolisi del PET, ma c'è anche tutto il glicole propilenico non reagito e che avevamo messo in eccesso. Ma tanto il diisocianato non è schizzinoso e reagirà con entrambi. Aggiungo anche un non nulla di acqua per far decomporre una parte del diisocianato ad anidride carbonica, in modo da formare una schiuma che si gonfi. Non rimaneva quindi che unire i due e mescolare per bene. Quelle sono bolle di anidride carbonica. La reazione sta pericolosamente accelerando. Uff, appena in tempo. L'ha pure mezzo squagliato. Reazione alquanto esotermica. Non essendo presenti nella miscela i cosiddetti stabilizzatori di cella, le bolle erano destinate a collassare su loro stesse. E infatti dopo una agitata con la bacchetta ho ottenuto questo bellissimo polimero appiccicoso che stava ancora reticolando sulla mia bacchetta, sulle mie mani, dappertutto. Era bellissimo. Mi ci sono messo a giocherellare maneggiandolo finché era ancora malleabile. Mi ci sto facendo una pallina da tirare in testa ai nemici. Dopo neanche un'ora la reticolazione era completa. È diventato un sasso croccantone. Bel pezzo di poliuretano solido. Bellissimo. Dopo neanche un'ora è diventato duro come un sasso. In effetti questo è un altro modo in cui si riciclano di solito le bottiglie di plastica, perché il poliuretano può essere utilizzato per vari scopi. La schiuma di poliuretano espanso, per esempio, è un ottimo isolante per le case. E se posso tagliare il materiale vergine, cioè il diisocianato e il poliolo, utilizzando delle stupide bottiglie di plastica che altrimenti non sarebbero recuperabili, beh, ho abbattuto i costi e ho tolto di mezzo un rifiuto. O meglio, ho spostato in là il momento in cui me ne dovrò occupare. Oltre ad essere un materiale meraviglioso che può essere utilizzato per i più disparati scopi, è uno dei miei polimeri preferiti perché si gonfia e fa tanto volume. Spero che vi siate divertiti con me a riciclare questa bottiglietta di PET. Io vi ricordo come sempre che sono Chimicazza e non sono il vostro professore. Tutto ciò che avete visto non va ripetuto a casa. Il diisocianato è tossico, non va toccato, maneggiato o respirato. A parte ciò, buone chimicazzate a tutti. We'll be right back.